Se convivi con un gatto, ti sarai sicuramente reso conto dei mille tipi di comportamenti particolari che hanno questi animali, uno dei quali è quello di camminarci tra le gambe impedendoci il passo, o a volte anche quando stiamo fermi. Ci sono diverse opinioni al riguardo di questo comportamento. Alcuni lo interpretano come un piacevole saluto quando arrivano a casa, altri come un modo per rivendicare la loro attenzione perché il gatto vuole essere accarezzato. Ma lo fa davvero per questo? Te lo spieghiamo in questo nuovo video di Animalpedia. Da non perdere! Quando i gatti si strusciano contro le nostre gambe, possiamo pensare che ci stiano accarezzando, perché è uno dei modi in cui gli umani esprimiamo affetto. Ma è davvero così? Ciò che il nostro gatto sta realmente facendo in questa situazione è strusciarsi contro le nostre gambe. Di solito iniziano a strofinarsi contro le caviglie, con il lato della testa, poi con il fianco e infine ci avvolgono la gamba con la coda. Inoltre, l'azione può essere accompagnata da fusa o movimento della coda. L'importanza dell'azione sta nello sfregamento, non nel fatto di camminare. Avrai di certo osservato il tuo gatto strofinarsi contro oggetti, come la sua cuccia, il tiragraffi o gli angoli del muro. Quindi sta avendo lo stesso comportamento con te. Ma perché lo fa esattamente? Prima di continuare con la spiegazione di questo comportamento, non dimenticare di iscriverti al nostro canale per scoprire tutto sul linguaggio dei gatti e sulle curiosità del mondo animale. Quando il gatto si sfrega contro qualcosa o qualcuno, cerca di entrare in contatto con il tutto il corpo. Questo avviene perché i felini hanno nel mento, nelle guance, sotto le zampe, sul dorso e sulla punta della coda, quella che chiamiamo ghiandole esocrine, ovvero quelle che rilasciano feromoni. Lo scopo di questo strano atteggiamento non serve per autocarezzarsi, come si pensa, bensì lasciare un odore familiare su ciò che li circonda. I feromoni si trovano anche nell'urina e nelle feci, per cui per esempio servono come una firma, la marcatura di un determinato territorio. Questi particolari segnali odorosi, quando vengono rilasciati in acqua, nell'aria, sul terreno o su qualche oggetto, vengono poi percepiti dal gatto grazie a un particolare organo che si trova sul palato e si chiama organo vomero-nasale, che lo trasmette al sistema nervoso e al cervello che lo decodifica. Pertanto, quando un gatto si strofina contro di te, passeggiando tra le gambe o toccandoti con la testa quando ce l'hai tra le braccia, in realtà ti sta segnando con l'intenzione di comunicare ad altri gatti che appartieni al loro gruppo sociale, o in un certo modo che sei suo. Vuoi capire altri comportamenti del tuo gatto? Ti lasciamo il link di un video in cui parliamo del linguaggio dei gatti, dei segnali chiave per interpretare cosa vogliono dirci. Da non perdere! Ora che sappiamo che i gatti camminano tra le nostre gambe per comunicare che siamo loro, vuoi sapere perché hanno il bisogno di marcare il loro territorio? Questi felini hanno il bisogno di avere tutto sotto controllo per sentirsi a proprio agio e protetti, e quindi contrassegnare il loro territorio con il loro odore, comunicando così a gatti estranei che non devono avvicinarsi. Ti sei reso conto che quando torni a casa dal lavoro o da un viaggio la prima cosa che fa è strofinarsi contro le tue gambe? Il tuo gatto sta cercando quell'odore che gli è così familiare, proprio come fanno nei gruppi sociali di gatti. Condividono i feromoni tra loro strofinandosi le teste, per indicare l'appartenenza al gruppo. La marcatura è quindi indicativa di benessere, poiché dimostra che l'animale si sente al sicuro nel suo ambiente e con i suoi componenti. Che il nostro gatto si strusci sulle nostre gambe, quindi, non è un segno di affetto? Il fatto che un gatto cammini attorno alle nostre gambe non implica che voglia semplicemente marcarci come sua proprietà. Piuttosto è una chiara indicazione che ti vuole bene. Perché, per il tuo amico felino, sei colui che provvede ai suoi bisogni quotidiani e gli fornisce sicurezza fisica ed emotiva. D'altra parte, può darsi che molte volte tu abbia associato questo comportamento al fatto che l'animale voglia dirti qualcosa. Come ad esempio che gli riempi la ciotola di cibo o che lo accarezzi. È possibile che il felino abbia appreso attraverso un'associazione causa-effetto che lo strusciarsi sulle tue gambe provoca il riempimento della ciotola o una carezza. Quindi, alla fine, sarà un'abitudine e una forma di comunicarsi con te. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like ed iscriverti al canale. Alla prossima!